Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, eccomi ritornata con un nuovo video, con un nuovo Let's Talk, nel quale voglio andare a parlare delle 10 cose che non sai sull'universo. Prima di cominciare però vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi piace il video, e adesso direi di cominciare subito. Lo spazio è completamente silenzioso. Non c'è atmosfera nello spazio, ciò vuol dire che il suono non ha né mezzi né modi di viaggiare per poter essere ascoltato. La massa del Sole riprende il 99,86% del Sistema Solare. Il Sole rappresenta il 99,86% del Sistema Solare, con una massa di 330.000 volte quella della Terra. Sapevi che il Sole è costituito principalmente da idrogeno, 3/4 del suo valore. Tutto il resto è attribuito all'elio. Perciò se il Sole avesse una voce sarebbe di sicuro alta e cigolante con tutto quell'elio. Ci possono stare 1 milione di Terre nel Sole. Il Sole è abbastanza grande, tanto che 1,3 milioni di Terre ci potrebbero stare al suo interno se schiacciate. Se invece mantenessero la loro forma sferica, ce ne starebbero 960.000. Ci sono più alberi sulla Terra che stelle nella galassia. Infatti ci sono 3 triliardi di alberi sulla Terra e approssimativamente 100-400 miliardi di stelle nella galassia. Il Sole su Marte appare blu. Proprio come i colori sono resi più drammatici nei tramonti sulla Terra, è così anche, secondo la NASA, su Marte. Infatti, grazie al colore rosso di Marte, il Sole prenderebbe un colore bluastro. La polvere fine rende il blu vicino alla parte del cielo del Sole molto più visibile, mentre la normale luce del giorno rende il familiare colore della polvere arrugginita del pianeta rosso il più percepibile per l'occhio umano. Un giorno su Venere è più di un anno. Venere infatti ha una lenta rotazione e impiegherebbe 243 giorni terrestri per completare la sua giornata. L'orbita di Venere intorno al Sole dura 225 giorni, rendendo quindi un anno su Venere 18 giorni in meno di una giornata su Venere. C'è un pianeta fatto di diamanti. C'è un pianeta fatto di diamanti, molto più grande della Terra, 2 volte più grande rispetto alla Terra, la Superterra H55 Cancri E, e molto probabilmente la sua superficie è ricoperta di grafite e diamanti. L'universo ha la stessa temperatura ovunque. Il calore della palla del Big Bang è stato imbottigliato nell'universo, quindi è ancora intorno a noi oggi. La cosa strana è che la sua temperatura è di meno 2725 gradi sopra lo zero, ovvero meno 270 gradi, la temperatura più bassa possibile, ed anche la stessa ovunque. Il 95% dell'universo è invisibile. Infatti, solo il 4,9% della massa energia dell'universo è costituita da atomi. Il tipo di materia di cui siamo fatti tu, io, le stelle, le galassie, di questo solo la metà è stata individuata con i telescopi. Quindi circa il 26,8% della massa energia cosmica è materia oscura e invisibile, ed è stata rivelata perché trascina con la sua gravità la materia visibile. I candidati per ciò che costituisce la materia oscura includono particelle subatomiche finora sconosciute e buchi neri realizzati nel Big Bang. Ma oltre alla materia oscura c'è l'energia oscura, che rappresenta il 68,3% della massa energia dell'universo. Il profumo della Luna. Vi siete mai chiesti che profumo ci fosse sulla Luna? Beh, ci hanno pensato Neil Armstrong e i suoi compagni a dare una risposta a questa domanda.
All'epoca della missione sulla Luna, essi riferirono che c'era un odore sulla Luna di polvere da sparo, un fatto piuttosto singolare secondo gli scienziati, considerando che la composizione del nostro satellite è ben diversa e ben distante da quella lunare. E niente ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando ancora un grosso bacio, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi è piaciuto il video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!